E ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di Minecraft Survival. Perfetto! Oggi sono appena tornato da una sessione di registrazione, di esplorazione, sì, sostantizione, però volevo dire che non ho portato il video perché era veramente noiosissimo, doveva uscire a posto di questo, invece adesso esce questo. Va bene. E ok, va bene, sì, tutto a posto. Comunque, ok. Ho trovato della neve e vabbè, la zucca già ce l'abbiamo perché abbiamo una farm automatica, solo che questa qua è illuminata, quindi non lo so. Quindi adesso andremo a fare la farm di neve. Ok, la farm di neve, la farm di neve che gli daremo, diciamo, un aspetto proprio con la neve, però dobbiamo decidere ancora dove farla. Io avevo pensato di farla comunque nel mezzo dove abbiamo deforestato, perché ci avrebbe un po' più senso. È solo che non so precisamente dove. Perché qua c'è l'arena, là c'è il faro, poi dovremmo fare qualche strada qua in mezzo, poi un giorno ci metteremo e faremo anche la strada. Quindi ho pensato di farla qua, sì, qua la farm ci sta. Quindi facciamo, diciamo, un quadrato più o meno. Perfetto. Allora, non so se questa farm è un bug, però non è un bug, è una farm. Cioè, ancora devo vedere bene come strutturare il tutto. Allora, visto che sono 4 blocchi, allora facciamo un 5x5. Aspettate, adesso vi spiego, 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto, qua già si delimita un pezzo, quindi 5 da sta parte, 1, 2, 3, 4, 5 da questa parte. Perfetto. Poi qui in mezzo ci sta questo, no? E poi ci sarà il pupazzo di neve. Quindi per il momento, anzi non so come fare. Va bene, lasciamo comunque neve su neve. Ok, ah no, 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 non si può fare. Dobbiamo mettere un pezzo di legno. Ecco, ho perso anche un pezzo di neve. Ok, allora. Allora, vado a prendere i materiali e ci vediamo fra pochissimo. Anzi, mentre andiamo, vi parlo anche di come ho programmato i video. Perché sto un po' imbecillito. Adesso ve lo spiego, ve ne siete resi conto, forse. Starà chi già ha chiuso il video. Va bene, comunque, ho appena finito di registrare la Robbycraft. Poi ho pensato che l'episodio di coso, di esplorazione che avevo fatto non attirava perché era veramente noiosissimo, ma noioso, noioso, noioso. Quindi ho pensato bene di far finta che non l'abbiamo mai fatto. Comunque già ve l'ho detto che l'abbiamo fatto, quindi non abbiamo fatto finta di non aver fatto, ma l'abbiamo fatto. Basta, sì, lo so, ho detto un sacco di cose. Allora, stavo pensando di farlo tra un misto di quarzo e di neve, però il blocco dove metteremo il coso lo farò di ferro e poi le robe attorno volevo farlo di legno, legno chiaro magari. Legno chiaro ce l'abbiamo ancora? Sì, dovremmo avere qua il legno di birch, perfetto, prendiamolo. Facciamo dei stecchetti, perfetto. Com'era così? No, era in quest'altro modo, dobbiamo mettere i stick in mezzo e questo qua così, perfetto, 3, a noi ce ne servono 4, quindi dobbiamo farne un po' di più. Perfetto. Mettiamo questi, ne mettiamo questo qua qua dentro, anzi dove andava di qua, perfetto. E questo qua lo rimettiamo al posto. E va bene, gran parte della roba è fatta. Adesso dobbiamo prendere questo quarzo, questi 16 pezzi di quarzo e farli tutti a scaletta, perché tanto ci servirà soltanto le scalette, quindi 8 pezzi di scalette. E questo quarzo lo rimettiamo a posto. Perfetto, già ci siamo. Adesso i materiali li faremo proprio con la farm. I materiali per costruire la farm. Diciamo per costruire e abbellire la farm più che altro. Visto che non abbiamo il ghiaccio, non avendo mai trovato una landa ghiacciata o qualcosa del genere, lo facciamo così e basta. Perfetto, allora prendiamo questo e lo mettiamo qua. Ok. Adesso mettiamo questo e questo. Anzi, prima dovrei chiuderlo, quindi facciamo così. Chiudiamolo, quindi mettiamo questo, questo, questo e questo. Adesso dovrebbe essere chiuso, non potrebbe scappare. Dobbiamo coprirlo sopra, se no muore. E quindi dobbiamo andare a prendere delle slab. Volevo fare delle slab di birch sopra, tanto che me ne frega, è sopra, non si vede, tranne dentro la farm. Però, tanto che ci siamo, facciamo così. Anzi, ci faccio il tetto di slab di birch, perfetto, lastre di betulla. Ok, abbiamo qualcos'altro di bianco oltre la lana e queste cose così? Penso di no. Allora, andiamo qua e copriamo il nostro pupazzo. Sì, adesso non è ancora un pupazzo perché ancora non l'abbiamo fatto.
Quindi, ok, va bene. Sì, lo so, sto proprio distrutto mentalmente perché ho fatto appena adesso un episodio lunghissimo che dura mezz'ora. Poi c'è anche una serie segreta che fra un po' dovrò mettere a registrare insieme a una persona molto, cioè che io rispetto tantissimo. È solo che non posso dirvelo ancora, visto che è una serie che uscirà veramente tantissimo tardi. Ok, va bene, già così potrebbe andare veramente. Facciamo così e boom, si funziona anche col coso, va bene. Senti, abbassarlo un po' di più non sarebbe una cattiva idea, sì, infatti. Perfetto, quindi togliamo questo, facciamo così. Poi togliamo questo e facciamo così. Oddio, è uscito! Sei uscito! No, ehi, no, no, non c'ho altra neve, devi entrare per forza. Anzi, rompiamola un attimo. Abbiamo questa neve e facciamolo camminare, tanto però verrà ucciso. Perfetto, quindi adesso abbiamo 6 pezzi che possiamo farci un'altra di questo. Ok. Adesso dovremmo uccidere questo pupazzo di neve. Muori. Perfetto, grande, la spada con flame. Allora, togliamo tutta questa neve. Sto togliendo terra, neve e tutto quanto, tutto messo insieme. Va bene, dettagli. E va bene, non va bene, oppure va bene, non si sa, lo so, sto dicendo un sacco di cose che non c'entrano niente. Allora, devo mettere questo così, e adesso dobbiamo ricostruirlo, perché qua poi c'entra il coso, come abbiamo già detto. Ok, e qua adesso dobbiamo contornarci ancora attorno con queste cose, se no scappa veramente. Però non scappava, cioè prima non scappava, oppure erano altri blocchi quelli. Senti, facciamo in questo modo. Mettiamo delle slab, tanto questo qua sarà un episodio piccolino. E sta anche diventando notte. Perché deve diventare notte durante l'episodio e non prima? Ok, allora mettiamo questo così. Così ci permette almeno di scavare. E ok, appena fatto così, anzi, questi qua gli angoli possiamo anche toglierli. Tanto a meno che non si buggy, non dovrebbe uscire o cadere. Perfetto, quindi ci mettiamo qua e si può farmare tranquillamente. Ok. Dobbiamo andare a prendere un'altra zucca. Vado e torno. Allora, ragazzi, mi è venuta l'idea che potrebbe saltare. Quindi facciamo in questo modo: in modo che non può neanche saltare, neanche si può spawnare niente. Ok, mettiamo il coso, la testa sopra e copriamolo. Perfetto, sei coperto e bravo, bravo pupazzo di neve. Ok, mettendoci qua, guardate, farmeremo neve a non finire. È proprio infinito. Lo so che non sentite suoni, non so perché, perché ogni tanto si bugga. Ma guardate, possiamo farmare neve infinita. Guardate, tenendo premuto così, guardate. Adesso non con questa pala che è troppo veloce. Comunque, perché devono passare le moto adesso sotto casa? Cioè, vi sembra normale che ogni volta che registro squilla il telefono, vengono moto, trattori, macchine, tutto viene. Va bene, comunque, sto anche in campagna, quindi non è una strada che ci passano parecchia gente. Comunque, guardate, quando io premo, fa tantissimissima neve, solo che la pala se ne va con 3 secondi. Ok, guardate, poi questa neve che si stacca a 16, facciamo così e facciamo dei blocchi di neve. E possiamo fare tantissimi stack di blocchi di neve. Ok, con questi 32 stack, anzi io farei un altro po' così, lo so che mi sta finendo, mando a metà la pala, cioè mi riempio un attimo l'inventario veramente. Comunque è veramente veloce questa farm, quindi appena ho trovato la neve, quando sono andato in esplorazione ho trovato diciamo una cosa altissima, una... come cazzo si chiama? Una montagna altissima, ecco non mi veniva il nome, l'ho anche sparolacciato, va bene. Finché non sono parolacce cattive si può anche fare. E va bene. Comunque, ho trovato questa montagna altissima e sembrava il Monte Bianco perché era appunto bianca. No, non c'entra niente. Comunque, era veramente giganteschissima. E quindi ho fatto nel modo in cui ho preso tutta la neve e me ne sono andato. Va bene, sì, lo so, non sto capendo quello che sto dicendo perché non riesco a parlare. Ultimamente non riesco più a parlare. Non so che cosa mi capiti. Non riesco a parlare. Ok, va bene, cado. Comunque, dobbiamo fare una specie di cubo. Quindi 1, 2 e 3, anche qua è un cubo. 1, 2, 3, 4 e 5 lo facciamo, perfetto. Anche qua, poi useremo gli scalini, faremo un effetto tipo quello là del muro. Non una croce, ma una specie di buco. E ci metterò un coso di neve in mezzo. Adesso vedremo un po' cosa fare. Qui ci sarà l'entrata, quindi... qua faremo così. Ok, perfetto. No, così sembra una fabbrica. Facciamo così. Ok, prendiamo questo, lo mettiamo qua.
E ok, adesso prendiamo questi scalini che non ci basteranno mai e facciamo una cosa del genere. Ok, con un blocco di neve in mezzo avevo pensato. Ci sta, no? Ci sta veramente tanto. Problema, aspettate, se io faccio così. Anzi, se io l'avvicino un po', però poi non esce il buco in mezzo. Va bene, raga, io la lascio così, tanto male che va, muore il coso e ce lo rifacciamo, quindi non è un problema. Ok, quindi facciamo così. E vado a prendere altro quarzo e finisco la struttura. Ok ragazzi, ho fatto tutti e tre gli angoli qua e sono usciti veramente bene. Mi dovete scusare se non riesco a parlare, solo che oggi è stata un po' una giornata un po' di squilli di telefono mentre uno registra. Quindi per quelli che registrano possono diciamo capire. E quindi mi impiccio con la bocca senza motivo. Perché qua, oh, oddio, sono un progettista fallito. Sì, sono un progettista fallito. Allora, togliamo questi due e facciamo una diversa entrata. Se no, proprio non posso entrare. Quindi già così va bene. Facciamo così e ok. Ci sta? Sì, ci sta, dai, sì. Ok, adesso togliamo l'erba sotto. Così possiamo fare una cosa veramente bella. Qua anche qua sotto ho tolto la roba e mentre scavavo. Succede perché è una pala veramente veloce. E quindi può succedere. Ok. Qui anche passiamo qua. Ok, anche qua togliamo questo blocco, tanto possiamo farmarli all'infinito. Ok, abbiamo fatto. Sì, abbiamo fatto. Questa qua è la grande farm. Adesso voglio fare un tetto di tutto rispetto, perché è una farm di neve, cioè tipo uno stile di strutture di ghiaccio, se ne avete mai vista una, sia su internet, sia alla scuola, sia dove vi pare. Oppure cercate strutture di ghiaccio che sono veramente belle e fighe. Quindi ho diciamo preso spunto da quelle. Comunque so che è uscita una mezza cacchetta, lo so, ne sono consapevole, quindi mettiamo anche uno scalino qua. Anzi, non mi piace. Comunque spero che vi sia piaciuta. E va bene, aspettate, olè. No, questo qua lo metterei qua. Sì, lo so, sto facendo dei pezzi che potrei anche tagliare, quindi. Ok. Perfetto, ci sta, dai, sì, ci sta. Comunque, spero che questa struttura, anche se semplice e stupida, vi sia piaciuta. Noi ci vediamo al prossimo video. Scusate se non riesco a parlare oppure se ho fatto un bordello per tutto il video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao ciao.